Ciao ragazzi, allora, anche da parte di Amelie, saluta Ciuciulicchia. Ciao ragazze! Sto per dare un bacio con luci da labbra. Dove ti dai il bacio con luci da labbra? Moion! Allora, stasera video dei prodotti smaltiti degli ultimi 2 mesi, se non erro. Forse anche 3, ma non ho il computer acceso, non posso controllare, quindi troverete le indicazioni dei mesi in titolo. Sono abbastanza prodotti trasbordanti dalla busta, perciò non so se sono 2 o 3 mesi. Sì, per Amelie, se ci mettiamo così belle e stracomode, non lo finiamo più di girare questo video. Allora, aspettate, non va avanti. La prima cosa che spunta dalla busta è la lima 6 facce della Essence. Io questa forse è la quarta, quinta lima che utilizzo, ma di questa linea forse è nuova, non so, perché le altre mi sembravano differenti, anche se gli step sono sempre gli stessi, eccetera. Questa qua forse era un pochettino differente, mi è piaciuta come le precedenti versioni. Poi, continuando a buttare mani all'interno della busta, esce della Donna Care le salviettine struccanti 40 pezzi, senza alcol, 3 in 1, strucca idrata e deterge 40 pezzi, ho detto effetto spugna, nuova trama, prodotto in Italia, ipoallergeniche dermatologicamente testate. Mi sono piaciute molto, mi hanno struccato bene, non ho avuto irritazioni particolari neanche agli occhi, tipo trovarsi con gli occhi rossi eccetera, no, mi sono piaciuti. Poi io queste con le confezioni così mi piacciono tanto, erano anche, si sente ancora un buon profumo. Sì, mi sono piaciute. Ovviamente le prime erano un pochino secche, quindi ho tenuto la testa in giù come in tutti i casi, però mi sono piaciute. Della Garnier Ultra Dolce Shampoo all'estratto di camomille e miele. Schiarisce e ravvive i riflessi chiari, senza parabeni. I riflessi, sì, senza parabeni, estratti naturali per capelli chiari. Novità maxi formato, perché era da 400 ml. Questo non ve l'ho mai recensito perché l'ho messo direttamente al lavoro e non ho avuto il tempo di mostrarlo nei prodotti acquistati, perché sapete che se ve li mostro nei prodotti acquistati poi ve li recensisco. Allora, vediamo cosa dice la Garnier. Vera ricetta di luminosità per capelli chiari, naturali o colorati, lo shampoo Garnier Ultra Dolce associa la camomilla, conosciuta per le sue proprietà schiarenti e riflessanti, al miele, noto per le sue proprietà nutritive, in una formula ricca e leggera che non appesantisce i vostri capelli e li rende morbidi e setosi. I vostri capelli sono incredibilmente brillanti e morbidi al tatto, fine dei biondi spenti, i vostri capelli li scoprono riflessi naturali e luminosi. Allora, ho trovato questo shampoo molto detergente, nel senso che non avevo bisogno di fare la seconda passata di shampoo, me ne bastava uno. Poi vabbè, 400 ml mi è durato un paio di vite, se non sbaglio l'ho preso in estate, fine dell'estate, non mi ricordo quando l'ho comprato. Per il fatto che è riflessante non vi saprei dire, visto che io utilizzo, non si sente ancora il profumo, utilizzo sempre prodotti per capelli biondi, di solito uso, come sapete, quello della Schutz che mi rostra benissimo. Anche questi della Garnier fanno il loro dovere, nel senso che comunque aiutano a tenere il capello biondo più luminoso, vabbè ora non lo guardate perché è parecchio che non lo utilizzo, comunque più luminoso, più riflessato. Mi è piaciuto un pochino meno rispetto a quello della, come si chiama? Della Schulz, però ha un potere lavante superiore rispetto allo shampoo della Schulz, questo sicuramente gliene devo dare atto. Poi ho finito della Yves Rocher della collezione Cacao il gel doccia con le paillettine cacao e arancia, era un'edizione limitata da confezione da 250 ml. Ci ho messo un po' per finire perché io in bagno alterno diversi prodotti, quindi poi in palestra non mi porto quelli che uso nella doccia, uso quelli piccolini, quindi ci metto ancora di più del tempo, però mi è piaciuto come prodotto. Ancora i Yves Rocher, questo è
la crema doccia alla pera caramellata, quello che aveva quel forte, forte profumo di caramella dolce quasi nasoabbondo, però era idratantissimo, mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Poi ho finito della Genova, crema piedi, trattamento emolliente per talloni screpolati, un vasetto da 170 ml che mi è piaciuto all'ennesima potenza, mamma mia, un prodotto eccezionale, peccato che non lo trovo più perché ne avrei bisogno sinceramente. Ora sto usando quello per ravvivare la circolazione, però un prodotto tanto nutriente per talloni, comunque i piedi un pochino screpolati, è sempre buono. Io comunque spero di essere abbastanza dritta, ma non ne sono sicurissima. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa, dei prodotti che ho già fatto la recensione, questa cosa la devo dire all'inizio, ma Amelie mi ha distratto. Lascerò giù nell'info box e intorno alla mia faccia il link che vi rimanda al video della recensione. Continuando con i prodotti smaltiti, ho finito della Physicians Formula Organic Wear, il mascara completamente naturale, quello volumizzante, mi è piaciuto tantissimo perché poi era anche curativo. Durante il periodo in cui ho usato questo prodotto, ho visto comunque le mie ciglia più forti, più folte rispetto al normale. Poi ho finito ancora della Yves Rocher questa crema idratante per le mani, profumi al profumo di frutti neri. Questo era il campioncino da 30 ml, eppure mi è piaciuto, anche se era leggera per il periodo invernale in cui l'ho utilizzato. Ancora Yves Rocher, questo è il gel doccia ai lilà. Anche questo mi è piaciuto, però non è stato idratante quanto di solito gli altri prodotti che utilizzo di questa linea. Poi della Deborah Night Space, l'indurente, questo è in combinazione, nella stessa confezione c'era anche lo scrub per cuticole, era della stessa scatola, praticamente parte della stessa linea. Mi sono piaciuti entrambi. Poi l'indurente, essendo in questo color azzurrino, aiutava anche a schiarire le unghie. Spesso poi, senti, io intanto lo mettevo anche senza poi metterci nulla sopra, quindi ad effetto naturale. Poi mi è finito, per mio sommo dispiacere, questa crema corpo delle Terme Romane, tradizione e cura di benessere, idratazione, crema corpo massaggio profondo, l'olio alla Terme Romane Complex, olio di mandorle dolce e germe di grano. Ho adorato questa confezione da 300 ml, specialmente per il suo profumo di mare. Per me era mare. Poi ho finito della Saugella un campioncino di detergente intimo al pH 3.5, a base di Thymus vulgaris, estratto d'azione antibatterica, antimicotica, naturale, indicato durante il ciclo mestruale, la gravidanza e il postpartum, nelle situazioni a rischio di infezioni, piscina, palestre, spiagge, eccetera. La confezione era da 50 ml, veramente un prodotto buono. Poco dopo aver finito questo prodotto, poco prima non mi ricordo, comunque sono andata dalla mia ginecologa e mi ha fatto i complimenti per l'igiene. Poi ho finito, non so da quanto tempo avevo questa penna della Collistar Nail Art Pen, decorazione unghie. Mi uscì, se non sbaglio, con il top coat, ma non ne sono sicurissima. Comunque l'ho finito. Non so se pulire il pennino e utilizzarlo cioè con altri smalti tipo Dotter, eccetera, ora vedo. Se diventa complicato pulirlo, lo butto, altrimenti lo uso. Poi della It Style ho finito il concealer, quello verde, l'ho completamente finito, per me è durato un fottio di tempo. Poi ho finito della Essence della linea Pure Skin All Control Paper, quindi le
al green tea, le salviette opacizzanti al tè verde. Questa qua la devo regalare a mia sorella, non l'ho utilizzata, me le sono riprese. E infine ho finito della Yves Rocher della linea Sebo Vegetal la maschera purificante, dovrebbe essere questa. Sì, maschera purificante. Era un campioncino da 15 ml. Ho fatto diverse applicazioni di maschera. Ok, video dei prodotti svaltiti finisce qua. Spero di avervi tenuto compagnia e se siete stati incuriositi da qualche recensione, spero che vi siano state utili. Io ora vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi. In gamba!